prendo anche lo spadone più 3 dell'uccisione a Bizzeffe e ho finito. Che hai fatto alla fine? Aspetta, ti spiego. Allora, io sono un barbaro del clan dei Ventru e quindi usando un'esaltazione in combo con la spada non pago l'IMU sulla seconda casa. Sì, vabbè, è tipico. Cosa intendi, scusa? Che hai fatto un mazzo di magic, tutto numerini, numerini e niente spirito. Vabbè, perché sentiamo, te cosa hai fatto? Io ho preparato un retroscena di 200 pagine in cui dettaglio la profonda psicologia del mio ranger, in cui gli orchi hanno ucciso i genitori in un tragico incidente e questo gli ha causato dei problemi che vanno a sommarsi alla sua strana relazione che ha avuto con un anziano contadino. E quindi, poi, se vedi a pagina 106, qua scrivo proprio che lui ha avuto da piccolo dei problemi perché era mancino e un suo amico lo prendeva in giro. Ovvio, dato che non sai le regole, la butti sul fare l'attore. Ma casomai sarai tu che non sai cosa vuol dire giocare di ruolo, quindi pensi solamente al power play. Immagino che molti di voi si siano trovati ad assistere, se non proprio a partecipare a una discussione del genere. Pensate che è un luogo talmente comune all'interno del gioco di ruolo ad avere un suo nome proprio. Il titolo lo avete visto, oggi parliamo della fallacia di Stormwind. Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kae. Io sono il Master Kae, il vostro ospite su questo canale. Oggi, come premesso, andiamo a parlare della famigerata fallacia di Stormwind, ovvero sia l'assunto che le capacità di interpretazione di un singolo individuo siano inversamente proporzionali alla sua System Mastery, o detto in parole molto più semplici, chi sa buildare non sa ruolare e viceversa. Ora, ovviamente si tratta di un assunto totalmente privo di senso. Di cosa sia una fallacia e quali siano le altre grandi fallacie famose all'interno del gioco di ruolo, ne abbiamo già parlato, quindi non starò a ripetermi. Se vi siete perso quel video che era di qualche anno fa, ve lo lascio qua su se dovete andarlo a recuperare. Oggi ci concentriamo appunto su la spiegazione e l'origine della fallacia di Stormwind. Ora, perché la fallacia di Stormwind è una fallacia? Semplicemente stabilire una relazione tra la propria abilità di leggere, comprendere, ricordare e applicare le regole con quella che è la propria abilità di strutturare il retroscena e anche la psicologia di un personaggio e poi interpretare quel personaggio al tavolo non hanno nessuna relazione inversa. Un individuo può essere estremamente bravo a interpretare il suo personaggio, rendendolo vivo, rendendolo interessante per tutti gli altri partecipanti al tavolo e in contemporanea essere estremamente esperto nel regolamento che si sta usando e magari avere anche grandi capacità di creazione di personaggi che usano regole complesse o anche solo di movimento tattico sulla griglia di battaglia durante i combattimenti. Dire che se sai buildare il personaggio non lo sai ruolare sarebbe come sostenere che se una persona sa sciare allora non può essere contemporaneamente in grado anche di nuotare. Ovviamente non avrebbe senso. Questo genere di discorsi inconcludenti in realtà risale all'alba del gioco di ruolo, ma raggiunse il suo apice intorno al 2000 con l'uscita della terza edizione di Dungeons & Dragons. La terza edizione era molto più pesante dal punto di vista di regole delle edizioni precedenti e soprattutto si concentrava in maniera ancora più specifica sul combattimento e sulle opzioni di combattimento,
che portava fondamentalmente il 90% delle regole a essere esclusivamente dedicato a quello, cosa che di per sé non è strana. Dungeons & Dragons è sempre stato un gioco che ha il focus sul combattere i mostri nel dungeon. Questo però portò i giocatori che si erano formati con le edizioni precedenti, che invece avevano regole molto più sfumate, in cui era costantemente necessaria una trattativa tra giocatori e master su come fosse la maniera migliore di interpretare una determinata situazione, a ritenersi per qualche motivo moralmente migliori, diciamo così, sostenendo fondamentalmente che le prime edizioni di Dungeons & Dragons favorivano il roleplay, cioè l'interpretazione di ruolo, rispetto al roleplay, cioè l'ottimizzazione dei personaggi e la semplice ricerca della sfida tattica. Tra l'altro è un discorso che con l'uscita della quinta edizione si è riproposto, anche se in maniera molto minore, appunto perché la fallacia di Stormwind era già nota. Nel 2007 comunque si verificò una lunga discussione su quello che all'epoca era il forum ufficiale della Wizards of the Coast, un mega flame ante litteram, se vogliamo vederla così, in cui tra le varie messaggi, tra i vari partecipanti, uno degli utenti, il cui nome era Tempest Stormwind, per la prima volta espresse in maniera propria quanto questo tipo di ragionamento fosse insensato. Fondamentalmente è questo il motivo per cui la fallacia di Stormwind si chiama così. Stormwind è il suo autore. Successivamente poi Stormwind aprì una discussione a parte in cui codificò formalmente la fallacia e la spiegò per lungo. Questa discussione originaria e anche il Mega Flame non sono più presenti. La Wizard of the Coast cancellò completamente il suo forum con l'avvento della quinta edizione per evitare la concorrenza interna. Ma, se siete interessati, sono ancora disponibili sulla Wayback Machine. Sotto nella descrizione di questo video troverete il link al Mega Flame originale e poi il testo completo del famoso post di Stormwind, che ovviamente è stato conservato da altri utenti, in cui per la prima volta proprio faceva un'esegesi della sua fallacia. Se ve lo andate a leggere o lo state leggendo adesso mentre mi ascoltate, noterete che nel post originale Stormwind si concentra quasi esclusivamente sulla costruzione del personaggio all'interno di Dungeons & Dragons. La prima volta che la fallacia fu espressa, infatti, fu solo perché qualcuno ha ottimizzato meccanicamente il suo personaggio, non vuol dire che non possa anche interpretarlo e viceversa. Nel corso degli anni, però, la fallacia si diffuse in tutte le comunità di tutti i giochi di ruolo fino a diventare fondamentalmente un concetto universalmente accettato con un senso molto più ampio che è quello che abbiamo espresso all'inizio del video. Ovviamente questo non vuol dire che non possano esistere delle preferenze a livello personale. Ovviamente ci sono dei giocatori che sono molto più interessati alla costruzione della storia, di un retroscena e anche all'impianto psicologico del loro personaggio, o che sono interessati a proprio la recitazione di quel personaggio al tavolo per intrattenimento di altri, e altri giocatori che sono più interessati o sono più portati alle regole, l'ottimizzazione, la costruzione del personaggio o proprio il movimento tattico sulla griglia di battaglia. Che a giocatori diversi possano piacere cose diverse è perfettamente normale, come esistono interi giochi di ruolo scritti per favorire la meccanica e l'ottimizzazione e giochi scritti per favorire esclusivamente l'interpretazione. Però restiamo sempre nell'ambito del gusto personale.
ognuno di noi ha il diritto di apprezzare cose diverse, sostenere però che un aspetto sia per qualche motivo moralmente superiore a un altro è appunto una fallacia. E detto per inciso, se volete migliorarvi come giocatori di ruolo, dovete essere bravi in entrambe le cose, altrimenti sareste sempre legati a un singolo tipo di gioco o comunque a un'area più ristretta della comunità del GDR in generale. Considerate anche che questi due aspetti in realtà non sono del tutto slegati tra di loro. Comunque, avere una buona conoscenza delle regole e di cosa fondamentalmente è possibile o non è possibile fare all'interno di un gioco migliora anche il rendimento della vostra interpretazione. Avrete un'idea molto più chiara di che tipo di personaggio è previsto per quello specifico gioco e che cosa gli sarà possibile fare o su che cosa dovrete discutere con il master per adattare il vostro personaggio al gioco effettivo. E al contrario, avere una buona padronanza dell'interpretazione vi renderà sicuramente di maggiore intrattenimento per gli altri giocatori, ma avere un'idea chiara di che cosa volete fare con quel personaggio vi permetterà di focalizzarvi sulle regole che già sapete saranno più rilevanti per quel personaggio rispetto alle altre, e quindi avere una buona capacità interpretativa aiuta la system mastery, e avere una buona system mastery aiuta l'interpretazione di ruolo. E si ritorna al fatto che il gioco di ruolo non è facile se lo si vuole fare bene. Diciamo però che per questo video è tutto. Quello che dovete ricordarvi, quello che dovete sapere dopo questo video, è che se nel caso vi ritroverete in una discussione del genere o qualcuno verrà da voi cominciando a sostenere che quello che piace a lui è l'unica cosa importante del gioco di ruolo, quello che a lui non piace è qualcosa inutile che può essere tralasciato, è un cazzaro e non dovete dargli retta. Comunque, come sempre, se avete domande, dubbi, perplessità, scrivetemi tutto nei commenti qui sotto. E scrivetemi anche se vi è successo che qualcuno si sia fatto una figura barbina al vostro tavolo, appunto perché è incappato nella fallacia di Stormwind. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo, che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo nel prossimo video.